Allora, buonasera mister, bentornata a Vittoria, 109 giorni dopo. Lei c'era l'ultima vittoria dell'Eco. La buttiamo sul ridere, però una squadra vista così oggi, grande cuore, grande determinazione, un Eco volitivo. L'avessimo visto in questi 109 giorni altrettanto, anche un po' fortunato, forse saremmo ancora in corsa, l'Eco sarebbe ancora in corsa per una salvezza possibile, anche tecnicamente. Sì, è passato tanto troppo tempo dall'ultima vittoria, hai detto bene, è stata una partita molto difficile perché è una squadra messa molto bene in campo, difendono 10 giocatori sotto palla, fanno 5-4-1 in fase difensiva, poi quando riattaccano, scusate, riattaccano in tanti. E hanno qualità, si vede che hanno idee di gioco, è una squadra importante, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché riuscire a scardinare la loro fase difensiva era molto complicato, abbiamo provato in tutti i modi a farlo, sono stati molto bravi i ragazzi a essere pazienti, a non forzare, e poi è andata bene su una palla nativa, quindi è andata bene. Decisamente non è facile vedere scene come quelle dopo il gol di Arthur, vengono a cercarti, portano via il compagno dal campo per venire a cercarti, tuttavia per l'ultima in classifica è facile vedere certe scene. Sì, è stato un momento così perché il gol è venuto su uno schema che avevamo provato ieri e quindi poi c'era sicuramente la voglia di liberarsi un po' di questo peso dei ragazzi, perché non smetterò mai di ripeterlo, durante l'anno non si sono mai tirati indietro, sembra buffo adesso parlare di questo, sembra quasi che abbiamo vinto la Champions League, però quando hai dentro qualcosa di pesante da togliere è giusto che lo facciano, hanno attraversato momenti difficilissimi, è un campionato tostissimo, quindi c'è ancora tanto da fare, sono convinto che lo faranno. Insomma, buone notizie anche dei cambi, nel senso che Frigerio è entrato molto bene, Inglese ha fatto il suo, insomma, vuol dire anche che hai qualcosa d'altro rispetto a quando parti. E sì, l'unica nota invece è un po' così, Miguel Motti, la fase difensiva, è il suo tallone d'Achille. Davide è un ragazzo, parto da lui, è un ragazzo eccezionale, un professionista incredibile, non ha mai lesinato nulla in allenamento, si è sempre messo a disposizione, nonostante magari anche durante gli allenamenti, visto che siamo tanti, ogni tanto devo spostarlo di ruolo, è logico che ha caratteristiche diverse, è logico che è più un giocatore con un altro modulo, con caratteristiche diverse, però quando hai la testa giusta puoi fare qualsiasi cosa, è logico che poi dopo ci sono alcune letture che magari è più difficile per un giocatore come lui, però non posso che dirgli bravo perché davvero è un ragazzo eccezionale, sta dando una grande mano a tutti e quindi bravo lui. E per quanto riguarda gli altri ragazzi, ma tutti in generale, quelli che sono arrivati poi col mercato, si sapeva che avevano bisogno un po' più di tempo perché erano ragazzi per un motivo o per l'altro, chi magari non giocava, chi arrivava da un'altra categoria, chi era fermo da tanto. Si sapeva che ci voleva tanto tempo prima di ritrovarli, adesso purtroppo in quel momento di tempo non ce n'era, però è andata così e l'importante è che adesso comunque stiano tutti bene, abbiamo qualche problemino e cercheremo di gestirlo a livello fisico e continueremo la nostra strada. È comunque un'impresa perché la Reggiano perdeva in trasferta dal 2 di dicembre. No, però è vero, la Reggiana ha una fase difensiva incredibile, poi con un allenatore di quel calibro si sa che la fase difensiva è molto curata, ma nonostante quello anche la fase offensiva è molto curata, quindi è stata veramente una partita molto difficile perché è una squadra veramente messa molto bene in campo. Ci siamo affrontati a viso aperto, non abbiamo mai avuto paura di palleggiarli in faccia e poi ci ha detto bene, quindi meglio così. Mister, una vittoria che vale tanto anche perché è arrivata in casa davanti ai tifosi che avevano proprio voglia di vedere i tre punti, no? Sì, non era solo per noi il discorso di buttare fuori magari
quel nervosismo che c'era dentro, avevamo bisogno sicuramente di un qualcosa di importante. Oggi è arrivato e la partecipazione dei tifosi è stata eccezionale. Durante la partita si sentiva comunque dietro qualcuno che, ma è normale, e l'importante è che anche loro, sono convinto che quando una persona paga un biglietto per vedere una partita e vede una partita di questo genere, penso che torni a casa abbastanza felice. Vai Federico. Sì mister, una formazione, quella all'inizio della gara di oggi, ma anche quella della settimana scorsa della Spezia, che rispecchia il Lecco dello scorso autunno, quindi il Lecco pre-mercato invernale, poi addirittura con l'infortunio di Lamanna, si è ricomposto interamente quel blocco del pre-mercato invernale. Viene quasi da pensare che l'Ecco le soluzioni in casa già le avesse. Ti ripeto, la stagione è lunga, è difficile da interpretare, è difficile gestire un gruppo, è difficile gestire tante situazioni, campo, extracampo. Non è che sto facendo affidamento su quelli che c'erano prima, è logico che magari quelli che utilizzavo prima magari sanno interpretare un pochino meglio in questo momento il calcio che vogliamo, ma adesso anche Davide, lo stesso Gabriel, inglese, ormai piano piano tutti riescono a entrare nelle corde del calcio che vogliamo fare e piano piano escono tutti. Frigieri oggi è entrato, è stato eccezionale, l'ho visto molto migliorato sotto il punto di vista del palleggio e della posizione in campo, che era quello che gli mancava. Condizione fisica sta migliorando, è un giocatore che sapevamo che è un giocatore importante e crescerà ancora, quindi bisogna andare avanti e far crescere tutti. È divertente pensare al fatto che oggi su pallina attiva uno non avete perso un contrasto, avete serato su pallina attiva. No, è vero, abbiamo dedicato parecchio tempo a questo aspetto. Purtroppo quando finisci in questo vortice non è mai facile uscirne, perché quando inizia la psicosi, dei calci piazzati, prendi gol in quella situazione, non è mai facile uscire. Abbiamo voluto appunto anche il mental coach per quello, che aiutasse un po' tutti i ragazzi, è una figura che abbiamo voluto inserire, quindi ringrazio anche la società che mi ha dato questa disponibilità. Abbiamo provato a lavorare tanto su questo aspetto, poi oggi può essere anche stata una casualità che non abbiamo preso gol, però il lavoro c'è e sono convinto che alla lunga paga, quindi bravi ragazzi che si sono applicati molto. Grazie mister. A posto, grazie. Grazie. Una cosa solo sul rigore non dato, mi sembrava netto però non l'ho visto. Su Novakovic? Sì. Come sempre detto, non commento l'operato degli arbitri, io sinceramente la mia posizione non l'ho visto bene, quindi non posso commentare.